amici appassionati di ciclismo, benvenuti alla puntata odierna di Studio Toscana Sprint. Qui nello studio abbiamo un gradito ritorno perché con questo signore che io considero, spero, giustamente un amico, l'abbiamo già avuto modo di parlare l'anno scorso e anche quest'anno non potevamo evitarlo perché poco tempo fa, poche settimane fa, si è svolto il raduno annuale della Festa del Biciclub. Questo signore è Enzo Ricciarini, viene da Prato, però lui è aretino di origine e si può dire, io lo dico non per, come dire, piaggeria, beh sì, la tua festa, per quello che riguarda i big del passato, è la numero uno in Italia, neanche in Toscana, in Italia, perché anche quest'anno è radunato tantissimi personaggi, non solo del ciclismo. E praticamente insomma è riuscita sotto tutti i punti di vista. Qualcuno ti ha fatto un po' arrabbiare, la verità, perché hai diciamo, maneggiato con un cartellino rosso, però insomma poi ci dai tu com'è andata. Dimmi, Enzo. Sai, non è che ho il cartellino rosso. Ti fanno un po' scocciare quando la gente dice sì, vengo, vengo, e poi all'ultimo momento non li vedi. Insomma, questo mi dispiace perché se io organizzo una cosa per 130 persone e me ne viene 50 o 70, è fallita. E allora io Ma qui eravamo siccome... più di 100 quest'anno. Ma no, ogni anno Sì, sono sì, sì. 800, ma io più di quelli non posso invitare, che è inutile fare le cose di 400, 300, poi vanno a finire. Ebbene, Pochi ma pochi buoni. e giusti e ogni anno andare avanti, perché sai com'è, organizzare è sempre più dura. Amici che ti aiutano ce n'è sempre meno, chi muore, chi una cosa, chi un'altra, purtroppo la vita è così. E allora è... Però sono rimasto male come esempio di Michele Bartoli. Io non mi perito a non dirlo. Perché Michele l'ho chiamato, prima mi ha detto sì vengo, poi l'ho richiamato per le feste, fa gli auguri, sì vengo, non c'è problemi. Però dopo è rimasto in posto vuoto. Ma era mai venuto prima lui alle tue Sì, feste? una volta era già venuto. Poi mi diceva il figlio di povero Vito Taccone, ma Dio, ma perché non inviti più Bartoli? Ma io provo a chiamarlo tante volte, non mi risponde mai. Quest'anno poi ho avuto la fortuna, una volta mi ha risposto, abbiamo parlato, sì, era entusiasta, cioè, poi l'ho richiamato per le feste, fa gli auguri, e poi non l'ha visto. A me mi va bene che non so, uno come Tafi dice no, Enzo non Tafi può, c'era, so, esatto. però mi ha chiamato la mattina e ho detto guarda Enzo, io come un problema non mi pare, arriverò più tardi. Va bene, non c'è problemi, ma è arrivato. Chiocciola, anche lui deve andare a prendere un corridore all'aeroporto e poi accompagnarlo. È arrivato tardi, ma è arrivato. E questo va bene. Ma no, oppure quello se non può venire, basta che avvisi. Adorni ha avuto un contrattempo, è morto un giornalista di Parma, suo carissimo amico, e non poteva rinunciare al funerale. C'era la mattina alle 11 e allora mi ha detto Gualazzini Armani, se anche noi si doveva essere funerale, però si è detto, ma d'altra parte Enzo organizza, Vittorio non c'è, almeno noi andiamo. Sono venuti. No, tra l'altro avevi dei grossissimi nomi, a parte quelli che hai già citato, ma c'era Michelino Dancelli che ha vinto la Milano-Sanremo Sì, ma... 1970 dopo un lungo digiuno, Gibo Simoni, Gilberto Simoni, due Giri d'Italia, vabbè, lo sì. stesso Tafi, hai detto Chioccioli, Coppino numero 2, ma c'era anche Coppino numero 1, Sì, che era Cardesio, Guido Guido, Carlesi, tutti gli Franco anni Midossi c'è. che di no non te lo dirà mai, Ogni penso. anno cioè, ci Quindi, sono insomma, tutti, e c'era poi vabbè. Giovannetti, di Tiravo, insomma Luciano, Giovannetti Pistoiese, grande anzi di queste campione, parti, sì, di esatto, Bottegone, Giovannetti, Bottegone. voglio dire, ce n'era tanta gente, ogni anno ce n'è tanta, soltanto che a me quando mi fanno quelle bidonate lì mi dispiace, perché a un Esatto. certo momento io, quando No, Francesco mi basta dice, avvisare, no, vuoi dire? quando Francesco mi dice, guarda Enzo, io devo andare giù ai campionati della Ciclocross perché non posso mancare laggiù. È Va bene, mi giustificato. sta bene, non c'è mai problemi di È niente, giustificato. è giustificato, oppure però quello che non ti avvisa neanche è una cosa che non va bene, ecco. Vabbè, comunque poi ci pensi tu a sistemarli. Senti, una cosa molto bella, lo dicevamo prima in trasmissione, c'è anche Claudio Ranieri che è venuto altre volte alla tua festa, allenatore di Sì. calcio affermato, molto importante, e la cosa più bella è che l'ha detta lui. Cosa ha detto, te ricordi? Ecco. Sì, ha detto io a questa festa vengo più che volentieri perché nel ciclismo
vi ritrovate, invece nel calcio queste cose non esistono, voglio dire, allora è bello, voglio dire, dice io vengo volentieri, te pensa, ha preso il treno a Roma, a Firenze è andato a prenderlo l'amico Franceschini, che è mio suo, amico mio, dopo la festa l'ha riaccompagnata alla stazione Firenze e ritorna a Roma, non so, Alberati ha preso l'aereo dalla Sicilia, da Catania, veniva alla festa. E Cristiano Taccone, figlio di grande corritore, è venuto da Avezzano con sua moglie perché, per non fare il viaggio da solo, voglio dire, e vengano da tutta Italia, questa è una cosa bella, Ecco. non so, vengano dalla Lombardia, dal Trentino, dalla Liguria. Ecco, ma quello che ha detto Ranieri, torniamoci un momentino, cioè, a parte c'erano anche altri grandi giornalisti tipo Sergio Neri e Soldo, anche lui affezionato alla tua festa. Dicevo, la cosa bella è perché ha detto questo Ranieri? Perché, ma si vede anche a occhio nudo che nel calcio c'è molta più invidia che amicizia fra i giocatori o anche diciamo poca considerazione dell'avversario. Nel ciclismo è il contrario, cioè anche un avversario che sulla strada da professionista è stato un nemico proprio agguerrito, poi una volta finito il Sì, periodo sì. Quello legale, anzi addirittura ricordano volentieri quei momenti in cui hanno litigato, è così. è vero, sì, certi aneddoti ci si raccontano una cosa o un'altra, è bello anche questo perché di dire ti ricordi quella corsa, mi ha fatto il bidone, no? Insomma, nel calcio non esiste perché una volta Bobo Vieri, Bob è il figlio, Bob Vieri, Bob, Roberto Bob. Vieri. E se noi siamo condominio, ci sta tre ex giocatori, non ci si guarda con l'uno con l'altro, voglio dire, anche Roberto Vieri è venuto diverse volte alla Ecco, però festa vedi, mia. questo fa riflettere, perché il calcio è considerato uno sport collettivo, no? Di squadra. Vabbè, Ma. insomma, però è considerato uno sport di squadra. Sì, E quindi sì, sì. non dovrebbero esserci delle cattiverie, che invece a volte nel ciclismo ci sono state, gente che ha regalato le corse, gente che si è comportata da furbo. E però nonostante questo il ciclismo viene messo una pietra sopra. Sì, ma sai, il calcio è diverso. Se tu guardi le partite, ho visto insomma anche questi giorni un calciatore, quello cade, quello gli ha messo il piede nel muscolo, insomma nella gamba, proprio per fargli male. Nel ciclismo, se tu cadi, quello è che con te cerca di aiutarti anche per rientrare nel gruppo, no, su un'altra. Il ciclismo è uno sport molto più umano, molto più diverso da tanti altri sport. Senti, oggi organizzare è una grande fatica, sia fisica che economica, qualsiasi cosa. Tu sei un organizzatore di una festa e poi hai fatto anche altre cose in passato, sei stato, lo sappiamo, ex ciclista, ex direttore sportivo e così via. Però diciamo, costa organizzare, costa in tutti i sensi. È solamente l'entusiasmo però che fa andare avanti verso questo sport. O è più l'amicizia verso certi corridori? Sai, Stefano, il discorso è quello. Io, esempio, se dovessi dare il gettone a tutti quelli che mi viene, mi posso impiccare perché è dura la faccenda, no? Perché molti dicono, ma voglio il gettone. No, da me il gettone non lo prende nessuno. Anzi, mi ha detto Claudio Ranieri, si parlava su di più di meno, ma sai, pretendano. Enzo, se sapessi dare il gettone a qualcuno, me non mi vedi più, perché, voglio dire, Giustamente. non è giusto. Io faccio una cosa che anche Disinteressatamente. Gimondi mi ha detto una volta, guai al mondo Enzo, anzi non devi fare neanche premiazioni perché è bello così come è 37 anni, si va avanti con questo spirito, non si premia nessuno e lì e non c'è dicerie nel senso Chi ha se avuto di dai più, chi ha avuto di meno, insomma, sì. il microfono a quello e a quell'altro, ognuno dice la sua battuta e i suoi ricordi e lì è chiuso, non è che di dire quando lì capotavola c'è il maggiore tenente caporale e devono Oh, parlare tutti di certe sono tutti allo cose. stesso No, livello. lì da noi è una cosa ciclistica, è una cosa umana, bellina E e. a proposito di addetti ai lavori, perché c'è te che sei il capobanda, chiamiamoli così, e poi però c'è anche chi lavora in cucina, altre cose, chi è che ti dà la mano più degli altri? Vuoi ricordarlo qualcuno? No, io dovrei ricordarli tutti. C'ho esempio Marchi Pierino che è mio, insomma, è capo ispirito, è cuoco, fa tutto. Però ce l'ho tutti, c'è cioè da Matti Marco, da Nicolai Armando, da Capecchiedo, ex ciclista che ha vinto il primo Gran Bottegone, Premio di come si Poggio chiama? alla Sì. Cavalla. No, a Bottone no, ho vinto io, no lui. Ah. Voglio dire, ho un gruppo di 12-13 persone, bravissime. Ora mi sfuggono anche i nomi, no? Voglio dire, c'è Vanni Vannucci, c'è Gelli Paolo, insomma, sono 12 o 13.
Voglio dire, e senza di loro non potrei fare, no? E finché c'è entusiasmo, andate avanti. Sì, ma vengano più che volentieri. Anzi, qualcuno mi dice: guarda, Riccia, se mi inviti ti vengo ad aiutare. No, ma posso dire: vieni a aiutarmi te e mando via un altro. Io, il gruppo è quello e si va bene così e si tiene avanti così, ecco. Senti, ma c'è stato in tutti quanti anni sono che fate questa festa? Ecco, 37. un anno in cui ti è venuta voglia di dire, è successo qualcosa, smetto. No, Mai. mai. Tutti. Anzi, ogni anno mi dà la grinta andare avanti di dire, sai, l'età comincia ad avanzare, io ho 68 anni, e di dire, ma quanto durerò? C'è Mannori a volte mi dice, se arriva a 40, oh calma, è a 40, posso anche morire, se ci si arriva, ci si arriva, se non ci si arriva, pace, voglio dire, non è che di dire, mi devo prefissare, no, anno per anno si va avanti così, capito? Questa festa era nata, lo ricordiamo, per celebrare il ritiro dalle corse di Franco Bitossi nel Sì. 78. Tu, il compianto Mario Mengoni, il Bravo. compianto Alfredo Martini, due personaggi che veramente, a cui ero legato anch'io da profonda stima e amicizia. Mengoni è morto pochi anni fa, Alfredo, Oh, pochi mesi fa. pochi mesi fa, sì, e ugualmente anche Alfredo Martini. E ne Alfredo, avete parlato lungamente a questa festa, perché non c'era da premiare nessuno, mai detto, però questi due personaggi un premio l'avrebbero meritato. sì, è naturale. Io, anzi, l'ho detto lì anche alla festa, sono rimasto un po' male, quando al rito funebre ho visto poca gente, uno come Mario non se lo meritava perché ha dato tanto al ciclismo e alla vita a tutti, perché lui ha fondato un'azienda, ha dato lavoro a tanta gente, Archeovellutex Marchio dice qualcosa, Vellutes e qua. poi De Toffe, voglio dirti, tutta la vita si è dato da fare, nel ciclismo ha dato per 20 anni il cuore, i soldi, eccetera. Come del resto, poveraccio, è mancato anche da poco che Siliano Gori, anche lui era molto legato. Sì, sì, anche Siliano Gori, ma sai, chi spendeva era Mario. E allora, come? Al rito funebre ho visto Cocorin, che viene là da Faenza, lì da Solarolo, insomma, le parti là. Poi c'ero io e Franco Bitossi con le mogli, poi ho visto di sfuggita, però a metà messa, Giordani e Coso, e Locatelli. Però dopo, a fine rito, non ne ho neanche rivisti, voglio dire. Sono spariti, insomma. E Sei rimasto male. poi non c'era nessuno, ma come? Un uomo è Mario che ha dato una vita per il ciclismo, ha dato gli occhi, i soldi. Come ha dato lui? Come? Un riconoscimento così? Questa è stata una cosa che mi è dispiaciuto molto. Per Alfredo, aspetta, per Alfredo, che devo dire, tutti ne hanno parlato di Alfredo. Io posso dire, Alfredo, che sei un grande, è stato un grande tutta la C'è il vita. disegno, vedi? Sì, lo so, il grande Alfredo, io non posso dire che è un gran bene, anche l'anno scorso che non stava bene, veniva alla festa, non è mai mancato, per me Alfredo è stato un pare, sempre gioioso, mi ha dato tanti consigli buoni, sono andato in giro tanto con lui, con il suo autista Franco Vita, cosa devo dire, che Dio lo riposi nell'alto dei cieli, che è stato un grande. Condivido pienamente. Senti, quasi, diciamo, ora per finire anche la chiacchierata, però volevo proporti un parallelismo, cioè fra chi organizza una festa come la tua e poi chi invece ha compiti sempre di organizzare o di allestire delle squadre ciclistiche. Tu sei stato direttore sportivo. Cosa ne pensi al momento attuale? C'hai ancora degli amici, se non sbaglio, che volevi ricordare? Sì, a voglia. Io sono stato direttore sportivo prima, ho cominciato con Franco Midossi all'SB, poi l'SB quando chiuse io andai ai Maltinti, poi ho deciso di smettere perché mi giocava il bambino al pallone, l'ho seguito lui, dopo sai come ho chiuso, però il ciclismo lo seguo. Non so, oggi è sempre più duro organizzare perché, Stefano, non c'è lavoro, non, le ditte non hanno bisogno di nulla, come fai a chiedergli, mi dai una sponsorizzazione, se quello non lavora, come fa a Con una darmela? grande passione, E forse. allora è dura, che io mi meraviglio, gente come Mannucci Ezio che ancora organizza tante corse, Decano dei direttori sportivi, lui è da una vita. io ho sempre detto il miglior direttore sportivo del mondo dei dilettanti, dei professionisti non l'ho mai attuato, però dei dilettanti, io dico come esso non esiste nel mondo. Poi c'è da rimettere anche un'altra persona, grande organizzatore, sponsor della squadra di dilettanti di Franco Chiocioli, Rosini,
perché Rosini è un grande, uno che come tanti, come esempio Maltinti, non lo fanno proprio per la pubblicità, Per la passione. lo fanno per passione di dire, di aiutare il ciclismo perché gli piace il ciclismo. E sicché Piero Rosini lo ricordo con affetto. Poi anche uno come Morini Pasquale, che ultimamente se viene qui in Toscana da noi a Arezzo, la Tirreno Adriatica, si può ringraziare Morini Pasquale, sponsor unico della tappa, dell'arrivo, della partenza, ospita tutti noi la sera a cena in albergo a dormire. Io non, mi devo dire solo grazie a Pasquale perché è unico, insomma, voglio dire che fa queste cose. Io dico sempre, su tutti questi soldi che spende a organizzare la tappa, potrebbe sponsorizzare una squadra di dilettanti alla grande. Ma forse avrebbe meno visibilità, meno soddisfazione può darsi. Ma no, ma a lui non gli interessa mica la pubblicità, non c'ha ritorno nella pubblicità. Lui lavora per una grande firma, fa tutti i mobili a questo signore in tutto il mondo e con ciò non so se si può dire chi, ma voglio dire, allora lui non gli interessa per pubblicità, lo fa per Per passione, passione. perché Morini ha corso anche lui in bicicletta da giovane, ha 2 anni più di me, mi ricordo, e voglio dire, me lo ricordo un po', Morini, da quando correva, e lo fa solo per passione, no, per, Per capito? interesse. Chiaramente, però anche la passione è quella che muove anche te, perché diciamo sono tempi duri, abbiamo già detto, per gli organizzatori sia di feste ma anche di Oh, gare. ma di gare? Quindi di gare ci sono ancora più rischi se vogliamo. Ma non, ma di gare spendo, io sai, faccio una festa all'anno e sai, mi arrangio, l'arte dell'arrangio. Ma chi organizza una gara è dura, ragazzi, è dura per trovare i soldi, trovare tutto. Perché una volta si andava a correre, mi ricordo, ci davano 20-30 mila lire di rimborso. Oggi non gli danno nulla, anzi, se gli danno a volte il pranzo, le anche troppo. Ma allora è dura, perché non ce la fanno, non c'è introiti, ecco. È chiaro. Senti, siamo in chiusura, ti volevo fare un'ultima domanda. Ormai la sede si può dire fissa del raduno della festa bici club è il circolo parrocchiale di Narnali vicino a Prato. Voi avete fatto feste itineranti, avete girato Pistoia, Empoli, queste zone qui, ma lì pensi sia quella definitiva o non è detto? Io fintanto Don Bruno Martini non ci manda via, io rimango là, perché sai, qui sa, una mattina uno si sveglia e dice basta, qua feste basta, come fu ai Casini, no? Ai Casini il parroco disse no, il sabato non si può fare la festa, allora basta, io cambio zona, vado dall'altra parte, io non ho problemi. Va bene, senti, ti ringraziamo e ti do personalmente anche il mio voto per poter avere veramente oltre 40 feste, come sta dicendo, mi ha detto anche Antonio, e comunque detto, perché sono feste che hanno un loro significato, e lo ribadisco, in Italia, anche io giro abbastanza, non esiste una festa dedicata agli ex ciclisti professionisti come la tua. Io ringrazio voi di questa ospitalità che mi avete dato e per poter parlare di questa festa. Grazie a tutti e a vedersi di nuovo alle corse e alla festa. When everybody's staring back, dawn of a new day, dawn of a new day.